Amici di Chuck si cucina con MC, ciao! Benvenuto da Stefano e da Manuel. Oggi ho voglia di dolci, Manuel. Quindi? Tortino, zucca, cioccolato e mandorle. Mamma mia, fai un bel lavoro perché non vedo l'ora di assaggiarlo. Ci vediamo dopo, dai. Ciao! Cominciamo con la zucca. Per prima cosa mettiamo la zucca dentro una bottiglia. Vediamo se riusciamo a farla scappare fuori. Una bottiglia chiaramente di un frullatore. Aggiungiamo il latte. E olio. Chiudiamo. E andiamo a frullare bene e creare una bella purè. Ok, tritato finemente, abbiamo fatto un bel purè e adesso in una bacinella andiamo a rompere due uova. Aggiungiamo lo zucchero e andiamo a montare il tutto. Ok, e adesso andiamo ad aggiungere il purè di zucca. Messo il purè di zucca, ci aiutiamo un po' con la frusta e poi mixiamo il tutto. Aggiungiamo la farina. E in ultimo una bustina di lievito per dolci. L'impasto è quasi pronto perché adesso noi andiamo a fare una piccola aggiunta. Allora togliamo un secondo questo. Ci spostiamo anche l'impasto. Prendiamo il nostro fantastico Tritamix, lui trita tutto, compreso il prosciutto crudo a fette addirittura, pensa un po', e andiamo a metterli all'interno delle mandorle. Il bello, facciamo anche palestra contemporaneamente. Ok, il risultato è un effetto un po' farina, ma un po' anche più grossolano, perché sentiremo la croccantezza all'interno del nostro tortino. Andiamo ad aggiungerlo all'impasto. L'impasto è pronto, siamo pronti ad andare in cottura, e quindi 3 litri e mezzo da 24 centimetri, il nostro fantastico Easy Quick, il cestello e l'immancabile Navigenio ovviamente, accompagnato dal nostro Audiothermi. Allora, andiamo a mettere un po' di acqua sul fondo. Ok, l'acqua, te lo faccio vedere bene, non deve... deve appena appena superare i fori, ok? Ma non deve, diciamo, coprirli completamente. Pirottini, in questo caso ne uso 3, puoi metterne fino a 6, e andiamo a riempirli col nostro impasto. Ok? E andiamo in cottura. Togliamo l'anello di tenuto da 20, non ci serve, siccome usiamo una 24. Chiudiamo, una leggera pressione, voilà. Rotellina di Navigenio sulla A di automatico autocontrollato e poi li mandiamo in cottura super vapore per la bellezza di 15 minuti. Tutto in automatico, posso controllare tutto anche dall'app del mio cellulare, quindi vado a bermi un caffè e ci vediamo tra 15 minuti. Ciao! Sono passati 5-6 minuti, andiamo a prendere del cioccolato, lo tagliamo a cubetti. Apriamo, perché il bello di Easy Quick è anche questo. Guarda come sono già gonfiati. E andiamo a inserirlo dentro al muffin.
mettiamone due, vai. Ci aiutiamo con un coltello perché brucia. Perfetto! Richiudiamo semplicemente, lui non ha perso il tempo di cottura, continua tranquillamente tutto il programma che gli abbiamo dato prima e quindi ci vediamo tra 8 minuti adesso. Eccolo, Audiotan ci chiama e quindi andiamo a prendere il nostro tortino. Controlliamo ovviamente che sia cotto. Caldo e caldo. È cotto anche, quindi andiamo a impiattarlo. Non ci rimane che chiamare Manuel. Manuel! Arrivo! Eccolo qui. Oh che bello! Oh che bello! Guarda dentro che sorpresina, eh! Tac! Guarda che cioccolatino bello che ti ho messo qua. Aspetta! Dai, che lo assaggio! Aspetta! Okay. Voilà! Ok. Se ti è piaciuta questa video ricetta, lasciaci un mi piace, mi raccomando, seguici sul canale Facebook, Instagram e YouTube. Ok? Mi raccomando, nei commenti scrivi cosa vedere nelle prossime video ricette. Manuel, ci vediamo alla prossima video ricetta con Chuck si cucina con MC. MC. Ciao! Ciao. Lo assaggio pure io adesso. Taglio, taglio. Mamma. Buono.